tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel. Sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo unboxing review sulle statue Sideshow. Abbiamo Carnage Premium Format, l'ultimo uscito. Non vedo l'ora di vederlo. Cletus Cassidy pronto ad essere assemblato. Maga vi spiega da dove arriva. Poi molto velocemente, come abbiamo sempre abituati, la monteremo e la analizzeremo. Iniziamo subito. Carnage, alter ego di Cletus Cassidy, è stato creato da David McLean e Mark Bagley nel 1991. Carnage è uno psicopatico assassino omicida e ha poteri molto simili a quelli di Venom, essendo nato da un pezzo del suo simbionte. È una minaccia a livello globale ed ha filo da torcere a tutti i suoi avversari, Spider-Man in primis. Carnage montato ed assemblato, e come primo impatto è molto dinamico, molto aggressivo. È un po'... non è difficile assemblarlo, ma bisogna stare tanto attenti agli inserti, soprattutto del simbionte nella schiena. Abbiamo confermato quelle dicerie su internet che parlavano dei magneti un po' ballerini. Allora, però... i magneti tengono, però se si tocca, se si muove, cadono, cioè bisogna tenetele fuori dalla portata di bambini, come messaggio promozionale. E degli animali. E degli animali, qua un gatto fa spaccelli. Allora, base, tutto il corpo, a parte la testa, le due mani e i pezzi di simbionte dietro. È facile trovare il pezzo giusto per i vari simbionti, i due simbionti presenti, perché c'è un buchino colorato e dentro ci sono gli attacchi colorati, quindi è una cosa molto semplice e intuitiva. Non abbiate paura di sforzare un pelo, perché sono abbastanza elastici, perché prima ne infilate uno, poi l'altro ed è a posto. Soffiate, sì. Nel caso vedete che non riuscite ad entrare, noi soffiando abbiamo visto che sì, funziona, un metodo approved, ed è una bella statua, sì, che va ad arricchire la famiglia dell'Amazing Spider-Man. E di cui vi abbiamo portato anche il video, sia del classico sia del costume nero. Poi vi abbiamo portato anche il Goblin. Adesso arriva questo. Questo arriverà il Venom. La gatta nera. Quella non l'abbiamo. Quella purtroppo non l'abbiamo, però fa parte. Beh, della se famiglia. Qualcuno ce l'ha e vuole fare una recensione, mandatecela, noi. Esatto. Quindi è la famiglia bellissima. Con, diciamo che si caratterizza per questa base con macerie del ponte. Sì, del ponte, che è ipotetico ponte. Ecco. Allora, parlando appunto della base, mi piace come no, nel senso, è una base ideata bene, concepita bene, ma secondo me non colorata appieno. Ci sono delle parti che risultano quasi reali, sì, come questa zona qua, sembra quasi proprio veramente calcestruzzo rotto. Sì, anche con... qua con i pezzi di ferro che esatto, escono dalla roccia, e dei colori qua però che... molto piatti. Molto piatti. Come diciamo spesso, la base è parte integrante della statua, ma non è il pezzo principale. Ora vi facciamo anche il magic solito, così gira. Magic Carnage. Magic Carnage. Però comunque la base è bella, è dinamica e ci sta con questo Carnage, ci sta. Allora, passando al nostro pezzo forte, al nostro protagonista. Allora, lo sculpt... è bello, sì, è bello con queste venature di simbionte con sotto la pelle che praticamente sembra quasi il colore di un muscolo. Esatto, sembra quasi un muscolo vivo, si vedono le varie fibre che compongono il corpo rosso di Carnage, e questo simbionte, questa ragnatela di simbionte più lucido rispetto alla parte rossa del corpo, quindi va a staccare bene, non è un mappazzone di colore, insomma. Per i più pignoli, analizzando bene al millimetro la statua, non è esente da difetti, nel senso ha qualche difetto di colorazione, qua abbiamo un pelo del pennello rimasto dentro, però tutto sommato qua vale il discorso della distanza. Sì. Cioè se tu vedi questa statua in mezzo alle altre dici, mio Dio, che bella, è veramente fatta bene. Quando però vai ad analizzarla bene guardando le piccolezze, magari qualcosa si poteva fare meglio. Non è assolutamente brutta, anzi, però
Sì, proprio, vogliamo fare i recensori pignoli alla Rocco, che salutiamo, e qualcosa in più a livello sia di colore che magari di micro dettagli si poteva fare, però nel complesso è un'ottima statua e già qua io la consiglierei caldamente. Va consigliata anche e soprattutto, ok, se si è amanti di Carnage probabilmente è perché si è amanti di Venom. Quindi diciamo che il problema della singolarità del pezzo all'interno della teca va un po' a scemare, perché chi si prende Carnage probabilmente o ha uno Spider-Man o ha un Venom, sì, sicuro. Quindi questa a fianco a questi personaggi non sfigura per niente, anzi niente. È molto dinamica come statua anche, e questa sì, è la cosa bella, perché questo simbionte movimentato sulla schiena, sulle braccia, sul corpo, la posizione anche che ha Carnage è veramente terrificante. Sì, bellissima. Terrificante e incazzato nero. Parlando delle mani e della testa, che sono i tre pezzi che si aggiungono poi, le giunture non si vedono, quindi un ottimo lavoro da questo punto di vista, perché sono coperte da questo movimento del simbionte, quindi qua l'hanno studiata anche abbastanza bene e è stata un'ottima scelta. La faccia è cattivissima, è veramente perfetta, sono andato a controllare gli occhi e sono tutti, per quanto possibile, colorati bene, delineati bene, senza sbavature. Quindi è una statua ottima che mi piace, non vedo l'ora di metterla a fianco agli altri praticamente. Come SciShow ci ha abituati molto spesso, di questa statua esiste anche una versione exclusive che presenta una mano aggiuntiva con, diciamo, il simbionte a forma di ascia, diciamo, con l'ascia. L'ascia, semplicemente l'ascia. È una exclusive carina, personalmente non mi interessa proprio niente avere l'ascia, anzi avrei messo sempre tutte e due le mani, quindi per questa volta secondo me è meglio la regular. Sarebbe stato bellissimo vedere magari una testa aggiuntiva con Cletus, da simbionte. Insomma, però lì avrò copiato XM. Sì, è vero, 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 quindi va bene così, è una bellissima statua su un personaggio non famosissimo, perché questa è la realtà di fatti. Venom è strafamoso, Carnage è un po' l'ombra del simbionte più famoso, e però hanno reso bene giustizia al pezzo facendo un lavoro, per quel che mi riguarda, molto più che sufficiente. Speriamo che Carnage compaia nel film di Venom previsto per il fine di quest'anno, così da vederlo un po' sì, incazzato anche al cinema. Anche al cinema, sì. E eccoci giunti alla fine di questo unboxing review. Come sempre, giunti a questo punto, vi invitiamo ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Non vi consigliamo di cliccare la campanella col simbionte, perché i simbionti soffrono un po' le vibrazioni. Quindi vi diciamo, cliccatela semplicemente, così da restare sempre aggiornati in tempo reale sull'uscita dei nostri video. Nel nostro canale facciamo unboxing review di statue, guide di lettura sui fumetti, consigliamo fumetti, film, serie TV, Harry Potter, video sui videogiochi, edizione limitata e console. Insomma, video nerd per appassionati a 360 gradi. E voi appassionati ci state dando anche tanta soddisfazione, non solo su YouTube ma anche su Facebook. Lì postiamo video, foto, trailer, news dal mondo nerd, che tanto ci piace e tanto ci appassiona. Io sono anche su Instagram, metto una foto praticamente ogni giorno, seguitemi anche lì. E proprio lì è nato il nostro hashtag. Io sono un virtuale. Se anche voi siete appassionati come noi di fumetti, videogiochi, film e quant'altro, e vi piace postare le vostre foto o su Instagram o su Facebook o dovunque sia, bisogna essere orgogliosi delle proprie passioni e dovete usare il nostro hashtag. Io sono un virtuale. Da Maga e Daim per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Dai Cletus, non essere triste, che la settimana prossima arriva il tuo papà.